Da questa puntata inizieremo a parlare degli aspetti motori e coordinativi per le annate 2005, 2006 e 2007. Gli schemi motori di base, come camminare, correre e saltare, sono già acquisiti dai bambini che entrano nella nostra scuola a calcio. Il problema è che non sempre riescono ad utilizzarli al meglio. Le esercitazioni che andiamo a proporre servono a migliorare le capacità coordinative del bambino. I bambini che arrivano nella nostra scuola a calcio molto spesso non sono capaci di coordinare i movimenti delle braccia e delle gambe, o ad esempio non riescono a ricevere un pallone calciato da un compagno o passato tramite una rimessa laterale, e quindi hanno delle difficoltà nella coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. Gli esercizi che andiamo a proporre vanno dal più semplice al più difficile, come può essere ad esempio una toccata in skip con un arto solo, a passare con due toccate con tutte e due gli arti, aggiungendo poi le braccia, prima un braccio e poi tutte e due le braccia. Gli obiettivi che quindi cercheremo di perseguire da qui a un mese saranno quelli di migliorare ad esempio l'andatura nella corsa del bambino, che molto spesso ci arriva che corre o sul retropiede o addirittura sull'esterno o sull'interno del piede, per portarlo a una corsa adeguata con l'alzata delle ginocchia e l'arrivo al pavimento sull'avampiede.